Arrivata questa sconfitta, mister, eppure la Vibonese era partita bene, soprattutto in avvio di ripresa, assediando nella propria metà campo l'Avellino, ma alla fine, alla lunga, un'occasione per Albadoro, poi il gol strepitoso di Rossetti e siamo qui a commentare la seconda sconfitta di fila per la sua Vibonese. Esatto, abbiamo concesso queste due occasioni, sono stati bravi a sfruttarle, ancora una volta abbiamo perso su un tiro da fuori area, nonostante avessimo iniziato bene il secondo tempo, poi abbiamo avuto una fase di 10 minuti dove loro hanno preso il centrocampo, poi siamo venuti di nuovo fuori molto bene, abbiamo costruito, creato e come è successo a Monopoli non siamo stati bravi a chiudere. Subito con le domande da studio, con l'invito a essere brevi perché i tempi sono molto serrati. Grazie allo studio. Partiamo da Annibale. Buonasera mister, inutile dire che la ricordiamo nella sua esperienza avellinese con un grande del calcio italiano, ma non solo, mister Zeman. E però lei in sostanza ovviamente da grande, da buon tecnico qual è, ha fotografato subito in pillole la situazione. Il bilancio è che oggi avete avuto contro una squadra che nonostante avesse una serie di problematiche sia societarie che di carattere di organico da integrare è stata comunque cinica sfruttando quello che c'era da sfruttare. È stata questa la differenza secondo lei? Ma lei più bravo di me l'ha fotografata bene. Adesso non entriamo su quello che possono essere i problemi societari che io non so e penso che riguardano forse più a voi là. Io so che in due partite abbiamo costruito la bellezza di 11-12 palle gol, non siamo riusciti a farne neanche uno e anche oggi abbiamo perso, che non è un merito, è un demerito, che sia chiaro, e anche oggi abbiamo perso su un tiro da fuori aria dove è stato bravo Rossettini a calciare molto bene e che poi noi abbiamo avuto quattro occasioni per mettere a posto il risultato, non ci siamo riusciti e alla fine mi dà grande rammarico perché ho visto una squadra comunque che ha voglia di fare, anche se a tratti non è stata molto lucida. Abbiamo avuto 10 minuti del secondo tempo dove abbiamo perso la metà campo, però poi ci siamo ritrovati molto bene e che comunque queste due partite che ci portano 0 punti è il più grande rammarico. Mi tengo la prestazione, ma la prestazione non fa risultato e sono molto dispiaciuto per questo, intanto perché era la prima in casa e mi dispiace e chiedo scusa ai miei tifosi e al mio presidente, anche se quando si onora la maglia si dà tutto, c'è poco da chiedere scusa, però scusa per il risultato perché non siamo stati capaci di portare almeno un punticino a casa. Mister, in studio ci sono Luca Orlando e Luca Esposito che la salutano. Luca Esposito ha una domanda per lei. Sì, mister, buonasera. Grazie, saluto. Mi dispiace per la sconfitta. Buonasera. Chiaramente sì, le prestazioni sono positive, però la squadra ha 0 punti in classifica, quindi è un dato di fatto. Chiaramente chiederà, domani si chiude il calciomercato, chiederà qualche rinforzo al direttore sportivo. Ma io ho i miei a Milano, quindi sanno quello che potrebbe fare al caso nostro e mi basta pensare che già sono a conoscenza e non c'è, sono cose che chiaramente valutazioni che abbiamo già fatto e che ne abbiamo già parlato, quindi vi chiedo scusa se non vi do ulteriori notizie, ma credo sia un problema da risolvere internamente. Giusto così, mister.